Benvenuti a questo incontro della nuova serie del Chiacchiere della Stampa. Come voi sapete, si tratta di un incontro che si ripete all'incirca ogni 15 giorni e dove presentiamo le nostre uscite più recenti. Questa sera parliamo di un libro molto speciale, e questo è un libro di Adriana Zarri, Tu quasi preghiere, un libro che esce. Le nostre edizioni, non è peraltro il primo libro di Adriana che pubblichiamo e non sarà l'ultimo, dice un libro che esce per le nostre edizioni a 50 anni dalla prima edizione. Poi ebbe un'edizione successiva, ma che comunque risale a oltre 30 anni. È un libro molto speciale, esattamente come era molto speciale Adriana Zarri, teologa, intellettuale, eremita, impegnata su molti fronti o forse su uno solo, forse su uno solo, non lo so. Adesso chiederemo lumi a Francesco Occhetto, che questo volume ha curato, che possiamo considerare assolutamente un esperto ormai italiana, della sua teologia, del suo pensiero, che è qui con noi. Grazie Buonasera. Francesco, grazie per essere con noi. E io Grazie a vorrei voi. innanzitutto, se tu sei d'accordo, che presentassi Adriana a chi non la conosce o a chi magari ha in mente questo nome ma non sa più esattamente disegnarne il profilo. Chi è stata Adriana? Beh, è una domanda molto complessa, ma molto, molto interessante, molto stimolante, perché appunto tu hai detto Adriana Zarri è stata tante cose, ma forse una cosa soltanto. Sono d'accordo, Adriana Zarri tutti la ricordiamo, anzitutto come commentatrice polemica dei fatti politici e ecclesiologici del suo tempo. Ricordiamo la sua partecipazione alla trasmissione Samarcanda di Michele Santoro. Qualcuno magari più affine a quello che è il contesto cattolico, cristiano, teologico, ricorderà che Adriana Zarri è stata la prima teologa ad aver rivendicato la libertà di espressione femminile in ambiti come la teologia e l'ecclesiologia a partire dagli anni 50. Altri ricorderanno Adriana Zarri come eremita, come scrittrice raffinatissima di testi di spiritualità. Io direi soprattutto che Adriana Zarri è una mistica del nostro tempo, come l'ha definita Giannino Piana, che di Adriana Zarri è stato un grande amico, ma è anche soprattutto un grande teologo. La vita di Adriana Zarri è segnata proprio dalla ricerca mistica. Il suo specifico, lo specifico della sua esistenza è la ricerca di Dio, che poi si declina in una ricerca teologica, appunto, in una militanza politica ed ecclesiologica e in un'opzione di vita eremitico-monastica che la contraddistingue. Distingue come una donna assoluta, una donna molto, molto originale sia per il suo tempo che per la storia del cristianesimo. Giusto due coordinate: Adriana nasce nel 1919 a San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna, da una famiglia che appunto è una famiglia appartenente alla medio borghesia rurale. E nasce con un profondo senso di rifiuto della religione. Questo noi lo sappiamo perché Adriana scrive dei diari inediti, straordinari, che verranno presto pubblicati, e in questi diari emerge proprio il sentimento di rifiuto di Dio, che verrà però poi risolto in una conversione che lei avrà intorno ai 13 anni. Lei scrive il primo diario a 17 anni e parla di questa conversione molto simile ad alcune conversioni, ricordiamo soltanto quella di Simone Weil e di Eti. Quindi siamo proprio nel pieno della mistica femminile del Novecento. Attraverso questa conversione da un Dio detestato, lei passerà ad un Dio amorevole che amerà per tutto il resto della sua vita. Il suo Dio è il Dio cristiano, in cui lei assolutamente si riconoscerà, ma sarà un Dio profondamente cercato e sperimentato in proprio. Adriana sentirà ad un certo punto della sua vita il desiderio di appartenere a una congregazione religiosa, perché nel 1942 entrerà in un
un istituto, nell'Istituto Secolare della Compagnia San Paolo, però questo istituto lo abbandonerà nel 1949, anzitutto perché in questo istituto non le era permesso scrivere. Quindi qui notiamo subito un dato determinante della sua vita, cioè la scrittura. Adriana è una scrittrice, Adriana è prima di tutto una scrittrice, questo noi lo capiamo molto bene dalle sue opere di teologia, che non sono solo opere di teologia, ma sono opere di narrativa, di poesia, di tanti elementi fusi insieme in questa narrazione teologica che è in effetti lo specifico del suo approccio teologico. Adriana uscirà dalla Compagnia San Paolo nel 49, proprio perché non le è stato possibile nella compagnia, in questa congregazione religiosa, scrivere. Per lei la scrittura è sempre stato tutto, e soprattutto la scrittura è stato il veicolo, lo strumento attraverso cui ha espresso in forma di appunto romanzo, saggio teologico, raccolta poetica il suo desiderio amoroso di Dio. Desiderio amoroso di Dio che connoterà la sua esistenza anche a partire dagli anni 50, quando nasce la grande storia della prima teologa femminile, pardon, la prima voce femminile che si sia impegnata proprio nella teologia, e ovviamente poi a partire dal 1962, anno del concilio, insomma, una grande, una voce che si leverà a difesa del concilio e quindi diventerà molto importante per il contesto ecclesiale di questo tempo. Ricordiamo il primo vero libro pubblicato da Adriana nel 1955, esordisce con un romanzo, neanche con un saggio teologico, un romanzo che si intitola Giorni feriali e dove c'è già un po' tutta la sua spiritualità del quotidiano e della ferialità, romanzo che sarà poi susseguito nel 1962, anno appunto in cui incomincia il Concilio Vaticano II, da un saggio teologico che si intitola La Chiesa nostra figlia. Quindi vediamo già come approccio, un approccio totalmente diverso dalla Chiesa, appunto, dalla Madre Chiesa alla Chiesa che è nostra figlia. Un libro dove appunto ci sono tutte le coordinate che saranno poi determinanti per la storia del Concilio, per questo impulso di riforma molto importante che darà al Concilio e che Adriana Zarri difenderà fino alla fine dei suoi giorni. Ricordiamo che tra gli anni 50, in cui lei è a Roma, e gli anni 70, sarà una voce veramente impegnata del dibattito politico ed ecclesiologico del suo tempo. Ci saranno altre voci di teologhe molto importanti. Pensiamo per esempio a quella di Maria Vingiani, a quella di Maria Caterina Iacobelli, a quella di Occhi Pinti Gozzini, ma non così radicali come la sua, perché Adriana davvero quando scriveva e quando parlava si faceva sentire, e soprattutto il fatto di essere donna le dava un coraggio, un'audacia che evidentemente poi ne contraddistingueva anche la cifra artistica e teologica. Negli anni 70 matura però, dopo questa parentesi di militanza teologica e politica ed ecclesiologica, matura l'esigenza, che è un'esigenza che già sentiva, e noi lo sappiamo sempre attraverso i suoi diari, un'esigenza di ritirarsi, verbo che lei non avrebbe amato perché lei diceva in un eremo non ci si ritira, ecco, così di approfondire un'opzione di vita monastica prima ed eremitica poi, perché nel 1970 da Roma si sposta ad Albiano, dove inizia questo suo percorso di monachesimo, che l'accompagnerà anche qui sino alla fine dei suoi giorni, perché Adriana appunto morirà proprio nel suo ultimo eremo, quello di Casa Assino a Crotte di Strambino. Quindi dal 1970 Adriana diventa monaco a tutti gli effetti, monaco prima e dal 1975 nel famoso Molinasso eremita. Ecco, cosa significa per lei essere eremiti? Io ho estrapolato un piccolo passo di Erba della mia erba, che è stato pubblicato nel 1981 e che poi sarà ripubblicato nel 2011 postumo da Einaudi, con il titolo Un eremo non è un guscio di lumaca, dove lei ci dice proprio cos'è per lei un eremo, cioè un luogo isolato dal mondo o immerso nel mondo. E lei ci dice: qualcuno dice che mi sono ritirata in un eremo. E io puntualmente reagisco.
Un eremo non è un guscio di lumaca e io non mi sono rinchiusa. Ho solo scelto di vivere la fraternità in solitudine. E l'ho preciso puntigliosamente per rispondere all'obiezione che concepisce questa solitudine come un tagliarsi fuori dal contesto comunitario e che, come confonde la comunione con la comunità, confonde anche la solitudine con l'isolamento, la misantropia, la chiusura egocentrica. E invece no, l'isolamento è un tagliarsi fuori, ma la solitudine è un vivere dentro. L'isolamento è una solitudine vuota, la mia situazione invece è una solitudine piena, cordiale, percorsa da voci e animata da presenze. La solitudine non è una fuga, è un incontro, così come il silenzio è un continuo, ininterrotto dialogo. Non si sceglie la solitudine per la solitudine, ma per la comunione, non per stare soli, ma per incontrarsi in un modo diverso con Dio e con gli uomini. Il Molinasso, questa casa abbandonata nella campagna torinese a Fiorano Canavese, diventa l'Eden di Adriana, quindi non deserto. Lei non amava questo termine che assolutamente poi si confà alla sua esperienza, perché la sua esperienza monastica è assolutamente l'esperienza dei padri che vanno nel deserto in cerca di solitudine, preghiera e silenzio. Però questa pratica ascetica non è mai per la lotta con il mondo, ma è per il pieno riconoscimento del mondo e per la piena assunzione del mondo e dei suoi problemi. Soprattutto per lei l'eremo era un osservatorio privilegiato da cui vagliare con senso critico ancora più profondo le storture del mondo. Adriana Zarri diventerà la voce critica e profetica che è stata anche e soprattutto per questa pratica profondissima di monachesimo ed eremitismo che è proprio il distacco dal mondo, ma non per una disaffezione del mondo, non per un allontanamento dal mondo, ma per una piena comunione con le cose, con le persone, col mondo ed evidentemente col Dio. Anche qui è importante dirlo, c'è un dato fondamentale, il fatto che Adriana sia sostanzialmente una teologa trinitaria, cioè una teologa che trova nell'incarnazione di Cristo e quindi nell'incarnazione del Verbo, nella discesa di Dio, il principio e il fondamento della religione cristiana. Dio è nelle cose, Dio si è fatto cose, Dio si è fatto mondo, si è fatto sarx, si è fatto carne e dunque Dio essendo nel mondo e nelle cose va riconosciuto anche negli altri e ovviamente nel contesto che circonda, che circonda l'interiorità. Ecco perché la mistica di Adriana non è una mistica dell'anima o non è solo una mistica dell'anima, ma è anche una mistica dei sensi e dell'istante, seguendo quella bellissima distinzione che fa appunto Mendoza. D'altra parte, se non sbaglio, gli anni dell'eremitaggio sono stati poi anni di grandi Certo, frequentazioni, persone che certo. stavano da lei e anche di grandi partecipazioni, di grande partecipazione sua alla vita sociale e politica del paese. Ecco, pensiamo che gli anni 70, che sono proprio quelli in cui lei quasi pionieristicamente, perché ricordiamolo che comunque il fenomeno eremitico torna in Italia con graduale lentezza e gli anni 70 sono i primi anni in cui torna a rifiorire questo fenomeno. Quindi lei, donna eremita, quasi pionieristicamente riattua questo antichissimo modo di vivere, appunto quello dell'eremitismo, e però lo riattualizza. Cioè un eremitismo non più come fuga mundi, ma come dialogo con il mondo. Non a caso lei sosterrà in questo decennio importantissimo la battaglia per il riconoscimento del divorzio nel 1970, poi con il referendum abrogativo nel 1974 e poi soprattutto c'è tutta la parentesi che qui non starei a sviscerare perché è una parentesi molto profonda e anche molto lacerante per Adriana e tutto il discorso sull'aborto. Ricordiamo che Adriana Zarri sarà una delle firmatarie appunto della richiesta della normativa sull'aborto, ma sarà assolutamente sempre un'indefessa, appunto avrà dalla sua l'idea cristiana della difesa della vita, che ovviamente non può
Non può farcela ritenere un abortista, ecco, anche se poi la nomea di una zaria abortista avrebbe poi spopolato nei contesti appunto cattolici. In realtà Adriana Zari ha sempre difeso la vita, ce lo dimostrano i suoi testi molto importanti appunto sull'aborto, più che sull'aborto, su tutta la campagna referendaria dell'aborto, che saranno appunto due libri scritti a differenza di 20 anni. Sostanzialmente l'uno dall'altro, ovvero I Guardiani del Sabato e poi dedicato a. Ecco, quindi la sua è una testimonianza eremitica che però affonda le proprie radici nella storia del suo tempo e dimostra come la preghiera soprattutto possa diventare, la preghiera, l'ambito contemplativo, la dimensione contemplativa possa diventare, come lei dice, la contestazione più profonda del modello antropoculturale delle società attuali. A questo proposito, mi piacerebbe leggere proprio un breve accenno da Nostro Signore del Deserto, un libro molto importante di Adriana, in cui lei proprio parla di questa sua connotazione di militante, di voce critica. Non casualmente, noi oggi la ricordiamo soprattutto per essere stata appunto la teologa che prese parte alla campagna referendaria per l'aborto, la voce critica che interveniva sui fatti della politica da Santoro. In realtà lei è stata soprattutto una mistica. E il dissenso è stata solo una reazione, solo una conseguenza dell'ambito contemplativo che per lei era un ambito di grande carica eversiva e rivoluzionaria che quindi poi si proiettava nell'azione sul presente. Lei dice, non a caso, chi mi conosce sa bene che la mia inclinazione più profonda non è il polemismo episodico, è che il dissenso mi interessa solo in quanto riscontro diretto e necessario della contemplazione. Egli comprenderà che questo nuovo capitolo di vita, ovvero il capitolo appunto del Molinasso e dell'eremitaggio a Fiorano Canavese, non segna una svolta, ma solo la volontà di approfondire una scelta che è stata in me da sempre. Tuttavia, se volessi per un momento porre in dialettica ciò che è in continuità, potrei dire che fino a oggi ho cercato di testimoniare che la contestazione è compatibile con la preghiera e che d'ora in poi, spostando appena l'accento, vorrei testimoniare che la preghiera è compatibile con la contestazione, è anzi la contestazione stessa nella sua forma più essenziale. La preghiera è la contestazione più profonda di questo nostro mondo utilitario, in quanto mette in crisi non già le forme d'oppressione in cui si manifesta, ma il modello antropoculturale che l'esprime, un modello essenzialmente efficientistico, privo di quegli spazi di fantasia, di poesia, di gratuità su cui si innesta appunto la preghiera. Dunque, ambito contemplativo, preghiera che divengono anche stimolo per approfondire questi valori nella società, facendosi carico delle problematiche delle persone e della storia del presente. Ecco, queste ultime righe che hai letto ci fanno apprezzare anche tutta la modernità, l'attualità del pensiero di Adriana, no? Sì, Che assolutamente. è molto scomoda allora, molto scomoda Adesso. sempre, come spesso sono stati del resto i grandi mistici. Cioè, i grandi mistici Sì. hanno rappresentato sempre dei personaggi difficili da come posso dire, da digerire per la Chiesa. L'istituzione, no? Lei naturalmente poi questa sua ribellione, diciamo così, rispetto a un certo tipo di ordine la manifesta molto in chiave politica e sociale, in altri termini, però direi che è una caratteristica spesso presente in chi ha vissuto nel profondo delle esperienze mistiche, quelle di uscire Certo. dagli schemi della società del proprio tempo, di contestare gli schemi della società del proprio tempo. Io vorrei però venire al libro appena uscito, no? E quello che dicevi sulle preghiere, in qualche modo è un'ottima introduzione. Il libro si intitola Tu quasi preghiere, ma racconta a chi non l'ha ancora letto, spero che lo leggeranno molti, di che cosa si tratta.
Sì, allora, questo è l'unico libro di poesia che Adriana ha scritto, sebbene la poesia, proprio come fatto anche esistenziale, l'abbia sempre amata e l'abbia sempre abitata. Lei è sempre stata abitata dalla poesia e da questo slancio lirico, verso la vita, verso il mondo. E questo libro è un libro molto particolare perché esprime tutta la teologia sulla preghiera di Adriana in versi, attraverso dei canti d'amore in cui lei si rivolge a questo tu che è il tu, è la presenza in absentia, no? Come direbbe Agostino, è il tu misteriosissimo e luminosissimo, è la tenebra lucentissima di cui parla Dionigi Areopagita, cioè è in sostanza il mistero divino a cui Adriana si rivolge come a un amico, a un fratello, a un amante. È un libro molto denso, poeticamente molto interessante, perché appunto si innesta proprio su un tessuto teologico che è la teologia della preghiera di Adriana. Adriana dice sostanzialmente, ci dice e ci testimonia con la sua vita, che pregare non è dire preghiere. Lei dice pregare e rotolare nel buio della tua luce, cioè è entrare nel mistero divino e farsi avvolgere. Ecco, pregare soprattutto però per lei non è dire preghiere, cioè aderire a quelle formule standard che ci hanno insomma insegnato in chiesa. Non che queste ovviamente non facciano parte del contesto della preghiera, ma Adriana differenzia la preghiera dalle preghiere. Per lei la preghiera è sostanzialmente la dimensione mistica. E anche qui cosa intende Adriana per mistica? Sostanzialmente quello che intendeva Michel de Certeau, cioè è mistico o è mistica colui o colei che non può smettere di camminare, cioè non può smettere di approssimarsi a questo mistero divino. Che è sempre sulla strada della sete e della fame del divino e quindi non può anche vivere la dimensione della spiritualità e la dimensione della ricerca divina nel quotidiano. Questi sono versi quotidiani, versi che noi potremmo dedicare a un amico, ma soprattutto a un amato. E questo amato, soprattutto, si rivela essere una voce di sottile silenzio, no? Questa espressione bellissima biblica, che però si fa scoprire nelle pieghe del quotidiano, si fa scoprire nella lamina di una foglia, nel petalo di una rosa. Tutta la creazione, possiamo capire da questa raccolta poetica di Adriana, è attraversata, è agita, è scandita dalla presenza di un Dio ineffabile, cioè che non si può dire, del quale anche la teologia ha difficoltà a parlare, ma un Dio presente, un Dio la cui presenza appunto è tangibile nel cuore della creazione. E per Adriana appunto questa dimensione è la dimensione della preghiera. La preghiera per un cristiano, secondo appunto la sua teologia, è un habitus esistenziale, cioè non c'è più distinzione tra l'andare a pregare e il pregare, perché la vita diventa una preghiera, almeno se si aderisce radicalmente e autenticamente ai valori cristiani. Quindi c'è questa distinzione, la preghiera, habitus esistenziale del cristiano, e le preghiere che per lei devono svincolarsi da una standardizzazione, dalla standardizzazione che c'è un po' così abituati la dottrina e appunto la preghiera detta, la preghiera comune deve farsi sempre più un dialogo intimo con Dio. Questo dialogo intimo si fa anche, si impasta con quelle che sono le parole degli amantis, diviene un dialogo fortemente erotico, fortemente sponsale e ci richiama tutta la grande tradizione del Cantico dei Cantici che ha trovato proprio nel modello relazionale della coppia, il modello ideale relazionale tra il credente, ma non solo il credente, tra l'uomo in generale e Dio. Questo Adriana lo sente molto e appunto dice proprio, e qui lo voglio riportare, pregare non è dire, ma è ascoltare parole e fare posto alla parola silenziosa che Dio pronuncia nel centro profondo di se stesso. Ma l'accoglienza di Dio non si può improvvisare se non c'è un atteggiamento abituale di recettività.
È per questo che la preghiera è così difficilmente proponibile alla nostra civiltà del risultato, dell'efficienza, del fare, alla nostra cultura attivista e virilista che emargina i soggetti più accoglienti e gratuiti, più inclini alla contemplazione. E qui è interessante perché emerge la dimensione fondamentale per Adriana, che è quella del femminile. Le donne, gli artisti, gli utopisti, gli innamorati, le persone più ricche di gratuità e di stupore. Lavorare perciò alla promozione della preghiera significa anche lavorare per il superamento di questo modello antropologico. Ritorniamo al discorso di prima, cioè la preghiera diventa tanto l'habitus esistenziale del cristiano, essere sempre in questa preghiera che è poi appunto il riconoscimento del flusso trinitario, cioè sostanzialmente del fatto che il cristiano prima ancora di pregare è pregato interiormente dalla voce di Dio. Quindi l'habitus esistenziale del cristiano, ma poi soprattutto la preghiera che diventa contestazione del modello efficientistico secondo il quale ha un senso solo ciò che ha un'utilità. Ecco, Adriana dice la preghiera è il riconoscimento dell'opposto, e così anche la poesia, l'arte e soprattutto la dimensione femminile, cioè del fatto che nella vita ha uguale importanza anche il sapersi spendere in lavori che non siano produttivi, ma che siano totalmente improduttivi, nella gratuità dei gesti, tanto nel dare e nel fare, quanto soprattutto nel ricevere. Ecco, per Adriana imparare a pregare significa sostanzialmente imparare a farsi femminili, cioè recettivi. Lei dice proprio che la dimensione, che la donna è figura dell'orante, usa proprio questa espressione straordinaria, figura dell'orante, simbolo, archetipo dell'orante. Quindi la donna presa proprio a modello, nel suo biologicamente essere più propensa alla ricezione del modello proprio del mistico, perché per Adriana pregare, farsi orante, significa farsi mistico. Quindi avvicinarsi a questa dimensione dell'accoglienza, non solo della vita di Dio, ma attraverso di Dio, della vita dell'intero cosmo, diventa per lei l'esperienza del pregare, ma anche e soprattutto una risposta eversiva al modello antropoculturale che domina l'oggi, che è un modello che lei dice appunto virilista, basato sul fare, sul dare e non soprattutto sul ricevere, sull'accogliere. E questo, a questo proposito, proprio rispetto a questa dimensione del ricevere, lei accosta questa dimensione del ricevere proprio all'ambito eremitico, perché lei dice che tutto quello che ha vissuto nell'ambito eremitico, cioè il contatto con gli animali, con le piante, con le cose, Adriana parla di una comunione cosmica fraterno-sororale di tutti gli esseri, percepita nell'immersione nella natura, nell'orto, nel contatto con gli animali, con il suo giardino, con le sue piante. Lei dice tutto questo, quindi questa immersione cosmica, penso che sia importante in ordine alla preghiera. Aprirsi e lasciare entrare l'altro, chiunque e qualunque cosa esso sia, lasciarsi impastare di cose, di mondo, di reale, fatti parte noi stessi di questo fiume di vita che ci coinvolga. Se non esiste questa disposizione all'accoglienza universale, è poi difficile aprire una finestra per far entrare Dio. Tutto invece il nostro essere deve farsi finestra, apertura, accoglienza, come un respiro profondo che invoca: sì, venite voi tutte creature, riempitemi di voi e di tutto. E in questo tutto tu, Signore, ti aspetto, vieni, Signore Gesù. Ecco quindi la dimensione della preghiera e soprattutto la dimensione dell'attesa e dell'accoglienza. E queste poesie. In queste poesie questo emerge in modo straordinario. Ecco, in molte poi c'è questa dimensione anche legata proprio alla sua vita quotidiana, no? Per cui Sì. i fiori, il grano, il pane, cioè proprio gli elementi più semplici e più immediatamente raggiungibili dell'esistenza diventano, no, il mezzo per entrare in comunione, come dicevi, con il mondo, con l'universo e ovviamente con Dio. Hai voglia di leggerci magari una poesia che ti sembra particolarmente rappresentativa di questo Sì, fatto?
Sì, leggerò appunto, non ho più niente da fare, una preghiera che è molto importante, che è riportata anche in Un eremo non è un guscio di Lumaca, che ci sintetizza un po' quella che per Adriana è la definitività del provvisorio. Lei diceva, non si sperimenta la dimensione eremitica per il deserto, per l'ascesi, in perituri, per questa dimensione appunto di profondo digiuno. La povertà è molto importante perché l'eremo è proprio l'appropriazione, ecco, dell'animo kenotico, cioè dell'animo che sa svuotarsi, che sa impoverirsi. Ma il fine non è, questo digiuno perpetuo, il fine è la letizia, così come nella parabola cristiana del Calvario, il fine non è la croce, perché sennò sarebbe una teologia doloristica quella che ne emergerebbe, ma il fine è la letizia della risurrezione. Per Adriana, ecco, la chiave di lettura di questo impoverimento desertico che è la via eremitica è soprattutto la letizia e questa definitività del provvisorio che è l'immersione cosmica nella natura e nel creato. E lei dice proprio. Perdonami se ti interrompo, leggevo recentemente un bellissimo saggio di Thomas Merton dedicato alla solitudine, no? In cui lui dice che la solitudine non è star soli, la solitudine è svuotarsi, no? Sì, sì, sì. Farsi accoglienti rispetto a quello che ci arriva, no? Non è stare Assolutamente. in un posto in cui non c'è nessun altro. Si può essere soli in questo senso molto alto, molto anche in mezzo a una grande folla, no? Mi sembra che ci sia proprio un filo che lega alcuni personaggi Certo. del Novecento che hanno condotto in fondo delle ricerche diverse ma convergenti su alcuni punti essenziali. Ma ti lascio la Sì, parola per leggere la poesia. assolutamente. La poesia si intitola Non ho più niente da fare. Non ho più niente da fare. È fatto tutto e sono già arrivata. E ti vedo e ti guardo. E basta così, signore. Tu mi prendi per mano e la mia mano si scioglie. E io sono come un tappeto per terra. Non ho più niente da fare. Tutto va bene così. I sassi nel torrente, le viti sopra la collina. Il sole ha la sua ora per sorgere e la sua ora per sparire. E il cielo resta color cenere e il buio fa posto alla luna. Va tutto bene così. Gli uomini chiudono le finestre e dormono. Io pure dormirò. Adesso chiudo il calendario come un cassetto bene in ordine. I fazzoletti sopra le camicie, i lunedì sopra le domeniche, la tomba dopo la vita, la terra sopra la tomba e l'erba che cresce in primavera. E sono come un tappeto per terra. La gente cammina, io cammino. I vivi pestano i morti. I morti puntellano i vivi. Adesso chiudo il mio cassetto, i giorni sopra i giorni, le lune sopra le lune, in ordine. Non ho più niente da fare, va tutto bene così. Grazie molte Francesco, il nostro tempo ahimè è finito, noi staremmo in realtà ad ascoltarti mentre parli di Adriana per molte ore, ma ci saranno sicuramente altre occasioni per Speriamo, parlare speriamo. di lei e del suo mondo. Come tu sai, Speriamo. questo Certo. intitolano Il bicchiere della stampa e quindi dobbiamo salutarci e credo che Adriana proverebbe. Sì. Io Bicchiere di qualche cosa, tu cosa bevi in particolare? bevo il GNP fatto da mio padre. Ecco, è una cosa meravigliosa. Allora, grazie ancora, salute Salute a tutti. e a presto per riparlare di Adriano. A presto, salute a tutti.